E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick, rieccoci qui con un nuovo video, un altro unboxing, nello specifico andiamo oggi a spacchettare e vedere insieme il wireless stereo headset 2.0 PlayStation, quindi cuffie wireless per PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Allora, queste sono le cuffie ovviamente brandizzate PlayStation, quindi della Sony. Andiamo a vedere quali sono esattamente le specifiche di queste cuffie. Cuffie wireless stereo con microfono 2.0, hardware compatibile PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PC, Mac e dispositivi mobili. Scopri quanto possono suonare bene i tuoi giochi con cuffie wireless con microfono 2.0. Ascolta nemici nascosti ed esplosioni epiche con un fantastico suono surround virtuale 7.1. Parla con gli amici e dai istruzioni ai compagni di squadra con il chiarissimo microfono. Valorizza la tua esperienza sonora, bla 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 bla. L'importante è che sui giochi più recenti, tramite l'applicazione di accompagnamento delle cuffie per PlayStation 3, scusate, mi avvicino, mi ero un po' allontanato per leggere. Per PlayStation 3 e PlayStation 4. Ok, design ripiegabile e una batteria interna da 7 ore. Ok, quindi ricapitolando quello che vediamo anche qui a lato, surround virtuale 7.1, microfono integrato, quindi non si vede un'asticella, e jack 3.0 per poterla collegare ai dispositivi mobili come soprattutto ovviamente PlayStation Vita. Di qui vediamo la piena compatibilità con tutti gli accessori della famiglia e tutte le console della famiglia PlayStation e Sony. Allora, non perdiamo altro tempo. Andiamo a aprire la confezione, che è tra l'altro molto molto carina, molto curata, con appunto questa sorta di manico per tirare fuori la scatolina. Ok, allora qui abbiamo, vediamo, non riesco a capire se c'è qualcosa. No, no, non c'è assolutamente nulla qua dentro. Allora, ok. Allora, abbiamo le cuffie, ovviamente adesso andiamo a vederle, e un pacchetto qui abbastanza pesante che contiene ovviamente tutti gli accessori. Andiamo a vedere. Allora, manualistica PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita. Ovviamente in tutte le lingue del mondo, quindi guida introduttiva, e qui abbiamo la guida alla sicurezza, che non leggeremo mai, al massimo guarderemo la guida introduttiva, ma vabbè, giusto per vedere come si possono montare le cuffie, come si possono collegare. Allora, abbiamo poi una pennetta USB che va collegata ovviamente all'entrata, a una delle entrate anteriori della PlayStation. Abbiamo un cavetto jack, quello del 3.5, appunto un cavetto 3.5 per poterla collegare appunto ai dispositivi mobili, e un cavetto USB, micro USB, lo faccio vedere bene, appunto saranno sicuramente per ricaricare le cuffie. Abbiamo poi quello che è sicuramente un sacchetto per poterle contenere. Andiamo a vedere, penso sia un sacchetto, sì, brandizzato ovviamente PlayStation, ovvio, colori nero e blu, ovviamente per stare in tema e in tinta con tutto quanto. Ok, perfetto. Andiamo a vedere le cuffie, ragazzi.
Allora. È più complicato del previsto perché bisogna... Ok, niente di eccezionale comunque. Allora, ecco qui le cuffie, leggerissime, davvero leggerissime ragazzi, un'ottima imbottitura, blu ovviamente, qui suppongo che si possano... Ah ok, si possono... si allungano qui. Ok, quindi con una cerniera interna che non si vede, e qui invece si possono piegare, quindi diventano comodissime anche da viaggio perché si ripiegano davvero, occupando davvero uno spazio minimo. Abbiamo qui sotto le due porte, se così vogliamo dire, i due buchi per il jack 3.5 e la micro USB. Abbiamo penso dei profili scritto off 1 e 2. Abbiamo poi il mute, quindi per mutare il gioco, la chat, il volume di gioco, eccolo qui, e qui sound chat, quindi il bilanciamento tra suono del gioco e la chat. Quest'altra parte è assolutamente pulita. Ok, null'altro ragazzi, credo che questa qui sia... non riesco a trovare, scusate, l'uscita del microfono, ma vabbè, da qualche parte ci sarà. Bene ragazzi, fondamentalmente per questo unboxing è tutto, vi farò sapere come mi trovo con queste nuove, sono uscite da un po' di tempo, sono le cuffie che succedono alle Pulse per PlayStation 3, vanno comunque bene anche le Pulse, sinceramente mi piaceva di più il design, l'estetica di queste, e ho optato per queste. Fatemi sapere che cosa ne pensate ragazzi con un commento qui sotto al video, lasciate anche un mi piace per farmi capire se avete gradito o meno appunto questo video. Ovviamente tutto è ben accetto, sia commenti che mi piace, e noi ragazzi come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzuoli.